Il ponte è crollato. C'è un'altra strada per raggiungere il castello. Il ponte è distrutto. Mi spiace. Era la sola strada che portava al castello. A meno che... Voglio sapere se c'è un altro passaggio. Secondo i vecchi, ci sarebbe un sotterraneo che dovrebbe arrivare fino al castello. Ma sono solo leggende. Se il passaggio esiste, nessuno sa dov'è. Non so come fare per arrivare al castello. Aiutami, ti prego, non ho più tempo. Secondo vecchie leggende della regione, il castello sarebbe stato costruito con pietre strappate alle montagne da migliaia di uomini che sono poi morti di fatica. Si dice che la montagna sia piena di gallerie abitate da queste anime dannate. Solo un pazzo oserebbe avventurarvisi. Non ho scelta, la vita di mia moglie è in pericolo, io devo andarci. Che Dio ti aiuti nella tua missione. Forse... c'è un passaggio verso quell'inferno che si nasconde dietro al capanno. Vai a vedere. Ma le strade che portano al capanno sono bloccate. Devo trovare subito una soluzione. Non posso far niente per te. Conosco male questa casa. Non sono la persona adatta ad aiutarti. Il ponte è crollato. Ho faticato le pene dell'inferno per ritornare alla locanda. Mi deve aiutare a trovare un'altra strada per tornare al castello. Viorel è furioso. Ho dovuto sbarrare le porte della locanda per evitare le sue ire. Credo che sospetti che ti aiutiamo. Ho tanta paura. Che sarà di noi? Ho più che mai bisogno di voi. Come posso fare per uscire dalla locanda e raggiungere il castello? Se non c'è altra soluzione, dovrò affrontare Viorel. La posta in gioco è troppo alta. No. Non posso permettere che ti faccia del male. Quella gente ha stretto un patto col diavolo. Non te la caverai mai! Forse c'è una soluzione. Qualche giorno prima di morire, il mio defunto marito mi parlò di un passaggio che dovrebbe essere in cantina. Presto, non c'è tempo. Mi faccia vedere, forza. Purtroppo, non ho mai saputo che cosa intendeva. Sembrava così spaventato, così malato. Forse troverai delle indicazioni nel suo diario e nell'armadio. Ma ti prego, sii prudente. Qualsiasi cosa ci sia là sotto, è quello che ha fatto morire mio marito. Dopo settimane di ricerca ho finalmente capito a cosa serviva l'anello del drago. L'anello è una chiave che conduce all'inferno, al mondo del drago. E la porta è proprio sotto di voi. Devo fare presto, devo proteggere la mia famiglia. Ho bloccato il passaggio nascondendo l'anello maledetto nel luogo in cui San Giorgio protegge i vivi e i morti. Imploro tutti i santi del paradiso. Fate che questa porta resti chiusa per sempre. Ne va della nostra vita.